Sì. Ah, Christine. No, no, gli dica che non ho nessuna dichiarazione da fare. Beve questo, dai. È come se fossi morto anch'io. E forse sarebbe stato meglio. Elena non vorrebbe sentirti dire queste cose. Elena non può volere più niente. Non può fare più niente. Però tu sì. Ci sono persone che hanno bisogno di te. E che non puoi abbandonare. Tua sorella Anita, per esempio. Lei ora si trova in condizioni gravissime. Serve subito un trapianto cardiaco. E c'è una sola possibilità. Il cuore di Elena. Esiste una sola speranza. Adesso stanno facendo un test per vedere se sono compatibili. Devi farti coraggio, Giuliano, e reagire ed uscire di qui. Adesso dobbiamo pensare ad Anita. Lei ha bisogno di noi e soprattutto ha bisogno di te. È per questo che ti sto chiedendo di reagire, Giuliano. Per favore. Signora, sappiamo che Elena Novelli lavorava nel suo negozio. Ci può lasciare un suo ricordo, signora? Signora, per piacere, vi ho già detto che non potete entrare oggi. No. No, abbiamo provato a chiamarvi, ma abbiamo sempre trovato staccato. Ma è vero quello che ha detto alla radio. È vero. È terribile. Oh, povera Elena, così giovane. I medici hanno tentato qualsiasi cosa, però non ce l'ha fatta. Signora Bettini, ha notizie di Anita. Anita è grave, ma ce la fa. Ci sono tante cose da fare, scusatemi. Io vado. Dove vuoi andare? Cosa vuoi fare? Senti, io la voglio portare via. Chi ci garantisce che la stiano curando per il meglio? Ivan, cerca di calmarti. Martone è uno dei migliori specialisti d'Europa. E poi Anita sta troppo male, non la possono spostare. E allora perché non ci dicono niente? Quando avremo i risultati di questo maledetto test? Per quello. Dottore. Signor Bettini, posso fare qualcosa per lei? Dottore, per favore, dove cavolo è finito Ottaviani? Mi aveva garantito che mi avrebbe dato tutti gli sviluppi in merito al test. Non gliel'ha dato perché non ci sono sviluppi. Il test di compatibilità è ancora in corso e finché non avremo risultati non possiamo sapere se la paziente può essere operata o meno. Quando? Voglio sapere quando. Presto, molto presto, non si preoccupi. Ottaviani mi ha detto che si occuperà personalmente non appena saprà qualcosa. Ma ora mi scusi, devo tornare in corsia. Thank you.
sì, io capisco che in casi del genere ci vuole la firma di un parente. Solo che può capire che il marito in questa situazione non è molto in grado di... No, no, non si preoccupi, è una situazione di adesso, poi passerà a fare la firma. Io sono un'amica. Il più semplice possibile. Con tanti fiori, però. Va bene. La ringrazio tantissimo, grazie. Salve. Sembra un incubo. Prima Ettore, adesso Elena. Io non ci posso credere che se n'è andata. Non ci credo neanch'io. Buongiorno, Betty. Sa dove posso trovare Laura? Sì, dovrebbe essermi al retro. Devo chiamarla? No, conosco la strada, ragazzi. Ho saputo di Elena. È terribile. Insomma, io sapevo che era grave, ma non così. Cosa sei venuta qui a fare? Mamma, io vado a prendere cena all'aeroporto, se lo faccio tardi. Sì, tesoro, vai. Ciao. Allora, che cosa vuoi? Vorrei sapere come sta Anita. Sono andata in ospedale per starle vicina. Eva mi ha cacciata via. Io mi chiedo se in un momento come questo non sia il caso di mettere da parte i rancori, eh? È assurdo. Io voglio bene Anita, nonostante tutto quello che è successo. Senti, Laura, non mandarmi via anche tu. Tua sorella si può salvare. Si sa qualcosa del test di compatibilità? Non ancora, ma credo sia questione di minuti. Dottore, avete il risultato del test? La potete operare? Le analisi hanno riscontrato una soddisfacente istocompatibilità tra le sorelle con limitati rischi di rigetto. Allora questo significa che... Tecnicamente il trapianto è possibile. La signorina Ferri è già in sala operatoria con l'equipe del dottor Martona. Giuliano, hai sentito? Devo essere franco con voi. Sapete che il quadro clinico della signorina Ferri era già gravemente compromesso quando è stata portata qui. Nelle ore successive è andato peggiorando e questo mette a rischio la riuscita del trapianto. Che cosa significa? Che potrebbe essere tutto inutile? Sì. L'anestesia è regolata, ma i tracciati sono molto instabili. Procediamo con la circolazione extracorporea. Facciamo in fretta. Non la toccate. Non la toccate, se non siete in grado di salvarla, non la toccate. La porterò da qualcuno più competente di voi, non la toccate. Non toccatela! Avanti, prego. Signori, io capisco il vostro stato d'animo. Ma nessuno al mondo potrebbe darvi delle garanzie certe. Ho detto che la situazione è difficile, non disperata. La signorina Ferri è in ottime mani, credetemi.
Siamo pronti, professore. Bisturi e garza. Io sono sconvolta. E sono provata. Per tutto quello che è successo ultimamente. E poi per quello che sta succedendo adesso. Poi Elena. Cominciavo ad affezionarmi, sai? Non è a me che devi rendere conto dei tuoi sentimenti. Già. È che io adesso dovrei stare in ospedale accanto a Giuliano ed Anita, invece. È tutto assurdo. Valerio, allora? E cosa dicono i medici? Giuliano, come sta? No, gli devi stare vicino perché mi fa molta pena, sì. No, no, me ne occupo io del funerale. Ma figurati, lo so che nessuno mi sta obbligando. Almeno mi sembra di fare qualche cosa per Elena. Va bene. Tieni sempre il cellulare acceso, ok? Ciao. Senti, Laura, dimmi quello che sta succedendo per cortesia. Anita è entrata in sala operatoria adesso e verrà sottoposta ad un trapianto di cuore. È l'unica possibilità che ha per sopravvivere. Lo sai che riceverà il cuore di Elena? E pensi che ce la farà, pensi che avrà delle possibilità? Non lo so. Comunque le possibilità sono poche perché è molto debole. Senti, Laura, io vorrei tanto che, insomma, noi... Senti, lasciami solo per cortesia. Tanto io non posso fare nulla per te, lo sai, no? Io non sono un mostro, Laura, anche se tutti voi fa come lo credo. Te ne vai? Sì, me ne vado. Grazie.